Ciao ragazzi, questa è l'introduzione di questo video che praticamente sarà un video su questo make-up che non è niente di che, però l'ho voluto fare perché non c'era un video da mettere. Ah, mio filo di capello bianco qua. Amico, rimani lì. Bene ragazzi, questo video sarà diviso in due perché sennò diventerà troppo lungo. Quindi questa prima parte del video sarà come faccio la pelle, che è semplicissima, non c'è bisogno di un milione di cose, quindi sarà la pelle e vi spiego anche perché guarda che in questa pelle sto prendendo il telefono in mano. Nella bocca magari un rossetto con un po' di gloss rimarrebbe meglio, però era quello che c'era a portata di mano a questo momento, io è questo che l'ho utilizzato. Ebbene, e se volete una pelle con più glow, meglio ancora perché la mia non ho messo niente sotto per dare un po' più di glow. Non ho fatto una pelle come la farei per uscire di sera, ho fatto pure di più una pelle di fretta, che la mia pelle di fretta dura più o meno 20 minuti, immagina quella. Amore, se io mi vado a truccare per uscire, due ore prima devo cominciare perché. E anche così per me esce tutta una merda. Scusate la parolaccia. Bene, guardate questo video. Spero che vi piaccia. Metti mi piace in questo video. Iscrivi un commento sotto. E si iscrive nel canale anche. Perché qua è un canale bipolare, perché c'è di tutto e di più. Un bacione e alla prossima. Ciao ragazzi, oggi vado a fare una prova. Fa un po' di giorni che non faccio make up e oggi la mia pelle sta quasi liscia perché praticamente io stavo lasciando uscire tutta la pelle del trattamento che sto facendo, però come ho passato un po' di giorni che la pelle non riuscivo a usare make up, quasi 2 settimane senza mettere niente perché quasi tutto il make up faceva vedere tanto la scamazione, sai, le squamme. Oggi io voglio fare un make-up, anche non vado da nessuna parte, però mi voglio fare. Non metterò niente, solo un po' di idratanti, neanche, vado a mettere solo la fine che sta per finire, che è di questo primer. Solo qua nelle zone che ce l'ho un po' più di pori. Perché poi dopo questo make-up vado a fare solo un altro video con i make-up e poi come si dice, li vado a lavare in viso, no? Perché non mi passerò. Questo specchio qua è un po', non si vede bene, un po' strano. Ho comprato questo bronzer qua della Pupa perché volevo un bronzer lucido, però che facessi bronzer anche per usare tutti i giorni. Non so se questo qua è il colore che volevo, perché avevo comprato un altro che non era il colore. Però per fare bronzer, per fare tipo bronzer prime, no, prime no, bronzer un po' contorno e allo stesso tempo illuminanti. Così è 3 in 1 per tutti i giorni, non abbiamo bisogno di un make up perfetto in tutti i sensi, soltanto uno. Sto passando con il dito, tanto non mi interessa. Questo qua è una cosa che tu quando lo vai a usare, a me mi piace tantissimo, sono le persone che non piace, lo devi sapere mettere, lo devi fare pressione per entrare dentro i pori, perché sennò ragazzi. Uno, che quando tu vai a fare make up rimarranno i grumi, e due, che non rimarrà bello. Poi metterò un po' qua, perché io ce l'ho qua in mezzo alla fronte un buchino della varicella, che è il peggio adesso. Come questo buco, quando faccio così, chiama un po' una ruga qua in mezzo, e io penso che dal prossimo anno comincerò a mettere una cosa per fermare questa ruga, un botox, una cosa.
per non farla peggiorare ancora di più. Un'ruga che io c'avevo già da un po' di anni, non è peggiorata giusto per tanti trattamenti che faccio, se no doveva essere ancora peggiore. Beh, li metterò anche un po' qua in questa zona, che io ce l'ho dei buchi, in questa zona ce l'ho da anni, da adolescenti, dei brufoli, tutto. Per questo che faccio questo trattamento annuale con la tretinoina, per non farmi tornare come era prima la pelle. Però, come vi ho detto, quando fai la pulizia della pelle, in realtà quest'anno mi sta uscendo più brufoli che gli altri con un trattamento che vuoi far uscire tutti i brufoli, giusto perché l'anno scorso non l'ho fatto. Non l'ho fatto e quindi mi è uscito questo. Adesso io vado a sistemare prima di tutto le sopracciglia. Non vedo cosa ho preso, c'è qua. Vado a sistemarli. Io vado a fare questo video in due parti, raga. La pelle, prima un video, poi farò uno solo dell'occhio perché sennò rimarrà troppo lungo, che voi sapete che a me non mi piace tagliare nei video, così riuscite a vedere tutto. Tutto. Quindi probabilmente voi andate, vedete la introduzione con il mio video già tutto pronto. E poi state a guardare questo qua. Dico probabilmente perché a volte non lo faccio, ma l'introduzione li butto così. Io sto ancora in un processo di crescita dei peli. Mi ero fermata di fare il trattamento per crescere i peli qua dalle sopracciglia, adesso sono tornata con tutto il potere. Perché le voglio lasciare più simili possibili una dell'altra. Tutti ce l'hanno una totalmente diversa. Ma io ce l'ho in tanti sensi, una è più lunga, una è più corta, una è più spessa, una è più fina, una è alzata, un'altra è più bassa, quindi è un problema. E perché sono così? Perché la prima persona che ha tolto le mie sopracciglia, che ha fatto, li ha fatti più o meno, tra virgolette, è stata mia sorella. Lei, quando avevo 12 anni, poi sono ricresciute però mai più uguali. E lei sicuramente, come immaginate voi, non lo sapeva fare, no? Perché anche lei era... E anche perché lei neanche c'era le sue figlie. Mia mamma diceva che ha fatto apposta, perché lei non c'era e era invidiosa delle mie. Adesso metto qua un po' di quello trasparenti. Questo qua ho messo un po' di olio di ricino qua dentro, ma non tanto perché sennò poi non irrigidisci i peli. E io li voglio rigide così stanno a posto. Io ho tagliato un po' di giorni fa perché a volte mi crescono tanto. Dell'ultima volta che li ho tolto con la ragazza, succede che non ho fatto io le mie sopracciglia. Non so cosa c'era quella lì nella mano, che adesso i miei cigli crescono un po' storti, uno di qua, un altro di là, un altro di qua, cosa che non succedeva prima. Sembra strano in questo momento, raga, ma poi dopo potete vedere che rimarrà più migliore con tutto il resto del trucco. Cosa faccio? Io oggi vado a mescolare questi due, non c'entra tanto uno con l'altro, ma mi sa che tutti e due sono fatti acqua perché arrivare un colore più simile al colore della mia pelle. Come sapete, io uso sempre questo pennello, che per me è il migliore. Non so neanche dov'è la mia spugnetta, perché quando uso spugna uso
queste, quelli tipo formaggino, sai, in forma di formaggio. Vado a mettere qua nella mano perché io ho perso. Tanto ho perso, non ho casa, ho lasciato qualche parte, qualche amica, una casa di qualche amica. Tanto la mia spatola quanto i code per mescolare trucco. E quindi, che avevo comprato appena nuovo. Non so neanche dove si compra qua in Brasile, lo sapevo, qua non si. Qualcuno di voi sapete dove si compra tanto quella cosa per mescolare più quanto la spatola, quanto la cosa, mi dite per l'amor di Dio. Io già ho cercato dei cinesi qua vicino a casa e non li ho trovati. Magari vado da un altro cinese, passo sopra l'occhio, dappertutto qua. Vado da un altro cinese così vedo. Dov'è? Io oggi forse avevo bisogno di un po' più, che mi copriva un po' di più. Però, raga, il problema è che posso fare? Io non ce l'ho il fondotinta che copre tanto perché a me non mi piace cose esagerate. Perché dico coprire un po' di più? Perché questo c'è un brufolo vivo in un altro qua. Vivo dico perché sono ancora forti. Io non li ho schiacciati, non faccio niente, però sono interni questi due e ce l'ho anche un altro qua e quindi questi penso io perché io voglio dopo che lavo mi rimetterò l'acido. Adesso con l'acido uscendo un po' di estratto di pelle ancora, questi qua vanno a spuntare fuori perché erano interni. Un po' qua. Qua ho fatto andare un po' di cose, qua non fa niente. Ok, adesso vediamo cosa ce l'ho qua. Vado a usare questo qua della Benefit per ricordo, questo qua ho mescolato quello della MAC che non mi piace, che è la Mesh Max. Ho mescolato questo con quella mia della Lancome, che già sto uscendo qua perché li pulisco sempre. Queste cose qua è sempre il barattolo, la cosa, come si chiama, la confezione, li pulisco sempre. E poi rimane cosa. Questo qua non è buono nel senso, lui copre perché è salmone, quindi copre la mia cosa, le mie rughe qua, però il problema di lui è uno, perché è una correzione, no? Fa la correzione per il fatto che è salmone, però il problema è che lui è troppo, non secca mai, non secca, giusto perché è troppo così, però nel senso che si può fare. Non faccio con il dito perché per me riscalda anche non rimane troppo esagerato. Ok. Anche che in realtà riscalda più o meno perché c'ho il dito freddo che Dio santo. Poi faccio un po' di sfumature così lui va, illumina. Anche che lui non copre tanto. Però va bene, io non lo metto per niente, come sapete, non mi piace mettere lo cipria qua in questa zona. Lo metterò anche qua. A me non mi piace aumentare più tanto le labbra con queste cose, con matite niente, che rimane troppo finto, ragazzi. E per me, dopo questa storia di Angelina Jolie, tutte le persone vogliono avere le labbra di lei, questo quell'altro, quello quell'altro, ma ragazzi, tutte le persone sono belle. Perché vedi, non so Nicole Kidman, ma per me è bellissima, c'è le labbra fine, non c'è problema, non va a dire, per me Nicole Kidman è più bella che Angelina Jolie, vabbè, gusti, gusti. Sono una persona che piace una, ma a mio parere è più bella.
labbra di Angelina Jolie sono belle? Sì, sono. Ma sono sue, sono naturali, quindi non è una cosa finta. Che la cosa che non mi piace di che io fai cosa che rimani gonfio qua, in questa zona delle labbra. E quando una persona c'è labbra naturale, è gonfio qui sotto, qua dentro delle labbra. E quindi questo qua anche è più in alto, è un'altra cosa, ragazzi. Lembrate di quando ero bambina che c'erano le labbra troppe gonfie, troppe così? Erano la gente li prendeva in giro e tutto. Li chiamava di nomi brutti, tutto, perché oh, sto mettendo il mio coso là, beige, per vedere se copre un po' di più e toglie un po' il rosa. Troppo rosa in me. Troppo rosa. Metto qui per andare un po' più avanti questo, metto anche qua. E adesso li metto qua. Io non ho neanche girato perché l'ultima volta che l'ho messo c'era ancora un po'. Quindi non c'è neanche l'eccesso, niente. È quello che già c'era nella confezione qua. Ho avuto bisogno di girarlo, è quello che già c'era qua nel coso. Mi sa che non ho girato, forse ho girato, non sono neanche reso conto che a volte succede. Poi sto li sbatto così, vedendo la mescolatina. Li sbatto qua. Prega da Dio. Vai, amico. Qua sopra riesco a passare un po' qua per non c'ho la pelle tanto lucida perché questi due fondotinta non sono lucidi. Io non ho messo anche non ho messo niente sotto per lasciarla più lucida e quindi va così, va così, fa niente. Ok, adesso sono qua nella divisione tra un l'altro. Ok, adesso io vado a testare questo mio amico qua, vediamo se sia un colore che viene buono come un blush, anche se riesco a usarlo per tutti i giorni. Io sempre comincio di qua perché così la parte più forte del coso vieni qua. Ah, era giusto questo colore, mi sa, ragazzi, che volevo. Non c'è lucidine abbastanza per come c'era quell'altro che ho comprato di questo che ce l'ho avuto per tanti anni, che è finito, della stessa marca, che ne ho avuto per tanti anni e poi alla fine l'ho buttato quando stava per venire qua perché anche era tutto rotto. Lascia solo un glow, però non lucido tanto. Non è che non c'è lucidini come c'era quello. Ai, mi brucia dentro del naso. E la cipria qua, raga. Entra dentro. Io sono una persona che c'è un po' di cinotitti. Questo qua sarebbe per dare un effetto bronzo. Per questo che a me piace usare, sai, questo di estate, questo tipo. Perché d'estate mi piace abbronzare, fare un effetto bronzo davvero. E io cosa faccio? Metto lì, invece vado a fare un trucco un po' abbronzato, anche perché va con l'occhio che vado a fare un effetto un po' più abbronzato, fa molto troppo. Quindi prendo questo grande qua per... Io non ce l'ho tutti i pennelli qua, c'è una parte là sopra anche, quindi vado a usare questi qua che lascio qua sotto per tutti i giorni, ho visto? Esagerazione. Però quando abbiamo fretta, abbiamo bisogno di uno che tu possa usare anche come un po' come cipria, come cipria no, come blush. Questo qua è uno che si riesce, però vado a mettere anche un altro tipo bronzer. E adesso lo vado a mettere qua sopra, nella parte di sopra del naso.
il resto metto di qua perché voglio l'effetto abbronzata. Ragazza abbronzata, anche qui queste occhiaie non c'è niente da fare con loro perché adesso sono esagerate, raga, non so cosa fare. Non so dov'è. Era qua dentro il mio, quello mio migliore, che copre di più le occhiaie. Sono giorni che le occhiaie sono terribili. E metto anche qui, nella parte di sotto, bronzi, non bronzi. Ok. Però non qua, non in questo giro, perché nel giro si fa troppo. Non voglio, vedo solo sotto. Non vado a fare modificazioni, cose, niente, lascerò il mio viso con me. Contorno di modificazione, niente, solo così più o meno naturale. Più o meno. Beh, esagerazione. Adesso voglio vedere una cosa. Metto questo qua, voglio vedere una cosa. Ops. Questo qua è anche un po'. Vedi? Questo è quello che ho appena messo. Questo qua è quello che avevo chiesto alla ragazza, che era più o meno questo effetto che voleva nella Kiko. E lei ha voluto darmi questo, ha detto, ma non è questo non funziona. Ma lei ha insistito, l'abbiamo preso. Prendo un altro pennello, solo tocco così, senza, e metto un po' qua, perché questo qua mi sa che c'è un po' di lucidine di quello, e anche perché io voglio un po' di colore blush, un po' di colore blush nel mio viso, anche se voi non vedete, io vedo, perché sai, esagerato, sì, un po' esagerato, sì, però il blush è la prima cosa che esce, quindi potete esagerare, perché nel trucco è la prima cosa che svanisce, va via. Adesso prendo questa matita qua, io sempre lascio una che già ho da tanto tempo, e oggi sarà questa, e vado a fare questa qua, quasi non si vede. Vedi che io quasi dormo. Quasi non si vede, è solo per fare un contorno. Più o meno, anche perché io volevo testare quel coso lì. Immagino, 21 minuti per fare una cosa che non deve essere veloce. Febbre. Un po' di contorno. E non vado a uscire della forma della mia bocca, voglio soltanto per rimanere un po' più facile da mettere il rossetto, no, questo palco di Chanel, quello che voglio. Mettere un rossetto che non so neanche se va bene con quello. Gli ho lasciato qua quelli che volevo finire. Questo qua è quello colore morti, niente. C'è un po' di un altro rossetto insieme. Vado a mettere perché metto un altro sopra. Però l'altro è troppo forte. E quindi metto questo prima. Così togli la parte forte dell'altro. Oggi sistemo questo cassetto che sta orribile. Terribile. Adesso. Vedi, perché lui qua. Solo dato un po' di colore, ma in realtà, togliendo quella parte di colore così, vedi il colore vero di lui. È tanto. E io non voglio.
No, con questo trucco che farò oggi. Ok, adesso io volevo mettere un po' di gloss, però è nella mia borsa il gloss, quello che uso, perché a volte di solito metto i gloss dopo, non lo so dov'è. C'è questo, metterò questo. Ma mi sa che non esce, questo qua di solito esce. Non è uscito niente. Perché questo qua è uno. Che io devo pure trovare cose. Che io lo uso se vado a un festo, una cosa. Solo lui. Quando ho le labbra abbronzate. Perché sai che pure le labbra si abbronzano. Forse non sapete, ma si abbronzano. Sì. Si abbronzano, sì. Non metto cipria niente nel viso. Perché praticamente il mio viso già è un po'. Così, guarda, ragazzi, questa è la base, è una cosa tra virgolette semplice, perché io parlando porto più tempo per finirle, però è una cosa semplice. Adesso vedi che le sopracciglia sono una diversa dall'altra, non ho sistemato, non ho fatto niente che di così che cosa. Qua c'è le occhiaie ancora, però forse poi dopo proverò a sistemarle lì o no. Adesso farò l'occhio, quindi questa parte dei video, questo video finisce qua. Adesso sarà la parte dell'occhio, che sarà un video precedente che dovete guardare per vedere. È l'occhio dell'inizio della introduzione. Quindi grazie per vedere questo video, mettete mi piace e aspettate per guardare l'altro, o meglio dire guardate l'altro video.